A tutti voi bentrovati, eccoci pronti per un nuovo appuntamento del nostro Instant Focus, il nostro approfondimento che vede come parole chiave quelle che leggete in sovrimpressione, parole che vengono utilizzate spessissimo in questo periodo. Partiamo da mismatch, cosa significa? Ormai lo sappiamo tutti, quello che chiedono le aziende, le competenze dei lavoratori. Questi due aspetti difficilmente si incontrano e quindi c'è la mancata reperibilità da parte delle imprese dei lavoratori che possono ricoprire un ruolo adeguato e poi talent attraction, ovviamente c'è la sfida, no? La sfida del mondo del lavoro per andare alla ricerca di nuovi talenti, dove la parola talento è da intendersi a 360 gradi. Allora parliamo di questo, ne parleremo con Paolo Calori, che saluto e ringrazio per essere in studio con noi, Grazie a voi. owner HR Rebirth, grazie. E allora, beh, un tema caldissimo questo, a dimostrazione che evidentemente del vero c'è, però le chiedo questo, se il problema è veramente sentito e poi andiamo subito nel merito cercando di capire quanto va a incidere sull'occupabilità, perché parliamo, no, della necessità di cambiare qualcosa nel mondo del lavoro anche da quel punto di vista, beh, però se rimane questo gap la sfida diventa ancora più difficile, partiamo da qui. Certo. Ma sicuramente questo è un problema molto reale, molto presente nel mercato del lavoro italiano, dove appunto domanda e offerta di lavoro in numerosi settori merceologici e in numerosi, diciamo, profili professionali, la domanda e l'offerta appunto non si incontrano. Quindi abbiamo da una parte aziende che cercano un certo tipo di competenze, un certo tipo di professionalità e non le trovano, e dall'altra abbiamo dei lavoratori che sono o in uno stato di disoccupazione o comunque hanno difficoltà a trovare un lavoro perché le loro competenze non sono quelle richieste dalle aziende. Io andrei subito, diciamo, a quelle che possono essere le possibili, quindi sicuramente c'è un problema e c'è un grosso limite che va risolto in un certo qual modo. E le soluzioni, a mio parere, sono un paio. Penso innanzitutto ai giovani. I giovani vanno orientati fin da subito, partendo, diciamo, da quella che era la scuola media, che oggi si chiama scuola secondaria di primo grado, vanno orientati nella scelta di un liceo scientifico o di un istituto professionale, cioè devono cominciare già a capire a quell'età più o meno che tipo di professione vogliono fare, desiderano fare, quindi bisogna sicuramente partire dai loro desideri, dalle loro passioni, tenendo presente anche però quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. Per gli adulti invece il tema è un po' diverso, qui abbiamo a che fare ovviamente con delle persone che già hanno maturato delle esperienze, allora si può pensare o a un tema di upskilling, cioè sviluppare competenze che già loro hanno in modo da andare a colmare il gap rispetto alle esigenze richieste dalle aziende, e penso per esempio al gap che c'è sulle competenze digitali, piuttosto che un vero e proprio reskilling, che significa formare queste persone, gli adulti appunto, che non hanno competenze adeguate rispetto a quello che richiedono le aziende, formarle e dare loro, diciamo, delle competenze anche completamente nuove, in modo che possano andare a ricoprire nuovi ruoli o possano intraprendere, diciamo, dei percorsi di carriera diversi da quelli che stanno percorrendo fino a quel momento. Quindi ecco, in questo caso si parla di reskilling. Un venditore, per esempio, potrebbe a un certo punto del suo percorso di carriera diventare un project manager che segue un progetto. Sia per i giovani ma anche per gli adulti, sicuramente bisogna pensare, ecco, di essere un po' più flessibili e disponibili verso le offerte di lavoro che ci sono nel mercato in questo momento, che magari non sono l'ideale, ma ritengo, ecco, che sia importante che queste offerte vengano almeno inizialmente accettate, in modo da poter cominciare a lavorare, entrare nel mercato del lavoro, iniziare a farsi un'esperienza che magari non è l'ideale, ma perlomeno
è un inizio e può portare poi a qualcos'altro, certo, esattamente. Cioè sviluppare da subito le competenze. Esatto. Ok, poi vuole aggiungere qualcosa, così andiamo anche sulla talent attraction, sì, perché sono, diciamo, due facce della stessa, certo, medaglia, no? Ultimo punto, velocemente. Sì, prego. Ecco, nel processo di orientamento e di formazione non si può pensare però che sia i giovani che gli adulti vengano lasciati da soli. Questo processo deve essere supportato da tutti gli attori pubblici e privati del mercato. Cioè, beh, questo effettivamente era un punto che non potevamo tralasciare, no? Diciamo che è un lavoro sinergico e che deve essere compiuto in modo virtuoso da più parti. Appunto, dicevamo, talent attraction, letteralmente l'attrazione dei talenti è la capacità che un'impresa ha di attirare appunto dei talenti, delle persone che possano effettivamente ricoprire in modo ottimale il ruolo che l'azienda richiede. Le chiedo subito quali sono però le caratteristiche che devono esserci per un'azienda per essere considerata attraente, domanda numero uno, però le faccio anche un'altra domanda, la domanda nella domanda: quali sono le strategie più utili da adottare in questo senso? Allora, io partirei dalle strategie, vedo due strategie principali che le aziende devono mettere in campo per essere attraenti verso i talenti, e non solo i talenti. Anche, come dire, le persone normali, che sono poi quelle che molto spesso sono il motore, diciamo, di un'organizzazione, certo, ma talento aziendale. Talento a 360, esatto, gradi, chi sa, esatto, fare una cosa, esatto, no? Questo è. Allora, la principale strategia è mettere al centro della propria azienda, della propria organizzazione, la persona. Questo significa sostanzialmente prendere in considerazione che appunto la persona non è più solo e semplicemente forza lavoro, ma è una persona che ha delle aspettative, delle esigenze, delle quali, diciamo, l'azienda deve necessariamente tenere conto. La seconda strategia è quella dell'employer branding, di cui si parla parecchio, anche questo credo sia un termine abbastanza diffuso, anche di moda, cioè le aziende devono in un certo qual modo presentare l'azienda, cioè se stesse, come un'organizzazione e un ambiente di qualità dove lavorare. Quindi una buona strategia di employer branding si basa sull'immagine che un'azienda proietta sui potenziali candidati al fine di rendere attraenti le opportunità di lavoro che propone al mercato. È chiaro che tuttavia, ecco, bisogna anche essere trasparenti su quelle che sono le caratteristiche poi che le imprese offrono alle proprie offerte uh-huh. di lavoro. E le caratteristiche principali che sono state, diciamo, individuate non da sottoscritto ma da tutta una serie di studi che sono stati fatti su questo tema della talent attraction sono principalmente sei. La prima è essere in grado di assumere le persone giuste, perché la persona giusta è quella che deve, diciamo, matchare come competenza tecnica ma anche come caratteristiche personali con il contesto organizzativo e il potenziale responsabile diretto con cui andrà a lavorare. Offrire sicuramente pacchetti economici competitivi, se si vuole essere attraenti rispetto, diciamo, delle aziende competitor, l'offerta economica deve essere interessante, certo, e competitiva. Bisogna essere oggettivamente anche meritocratici, oggi bisogna stare molto attenti anche a questo punto, offrire flessibilità sul lavoro, quindi orari elastici, settimana corta, smart working, dare importanza al work-life balance e infine dare opportunità di crescita di carriera alle persone. Dare delle prospettive, esatto, insomma, sicuramente, esatto, far sentire che il lavoro non si esaurisce lì, che può avere, esatto, un'evoluzione. Lei ha detto altre parole, peraltro, che vengono utilizzate spessissimo, tipo settimana corta. Allora ce ne aggiungo un'altra io, che ci porta poi all'ultimo spunto che vorrei discutere con lei prima di chiudere questa chiacchierata: digitalizzazione. Anche qui, insomma, non si, sì, fa altro che parlare di innovazione, e ha un impatto sempre maggiore nel mondo del lavoro e quindi anche di conseguenza nel mondo delle risorse umane, delle HR. Però possiamo dire che l'intelligenza artificiale, questa è un'ulteriore evoluzione ovviamente della digitalizzazione,
può diventare o lo è già un'alleata dell'HR e quali sono i casi d'uso, se questo me lo conferma, insomma. Sì. Ma allora, per il mestiere che svolgo, che è quello di occuparmi di ricerca e selezione del personale, io vedo principalmente, ecco, come impatta e se è positivo o meno l'impatto dell'intelligenza artificiale o insomma delle tecnologie in generale, del digitale, su questo processo. E devo dire che sicuramente è uno strumento, io lo definirei uno strumento di supporto per il processo di ricerca e selezione del personale, però ecco, non arriverei mai a pensare che possa prevaricare sul lavoro dell'individuo, della persona. Nonostante, diciamo, l'individuo possa avere, per esempio, i cosiddetti bias nella selezione o valutazione del personale, credo che debba prevalere su questo il feeling che si crea, per esempio, tra il selezionatore, che è magari il potenziale responsabile diretto del candidato, e il candidato stesso. Quindi ecco, posso pensare che un avatar, un robot o degli algoritmi possano sostituire l'uomo o la donna che sia. Ma possono completarli e lì, esatto. Ecco, torniamo poi al discorso di partenza, servono delle competenze per poter gestire, no, questi dati dell'intelligenza artificiale. Quindi ecco, diciamo che la morale della favola, se così vogliamo chiamarla, è per evitare che continui a esserci questo gap tra la richiesta delle aziende e le competenze che non sempre corrispondono dei lavoratori, bisogna evolversi sempre di più, bisogna andare a captare quali saranno i settori di riferimento, no, più importanti, e quindi di conseguenza anche le richieste che non solo sono richieste oggi, ma saranno richieste. Ce la possiamo fare? Perché è un processo veloce, ma dobbiamo necessariamente farlo, altrimenti non ci sarà mai una soluzione al problema. Bah, io credo di sì, insomma, sono ottimista. Di rivoluzioni ne abbiamo già viste nella storia, le abbiamo sempre governate e governeremo anche queste. Assolutamente, l'importante è saperle governare, esatto, con dei paletti ben definiti, ma adesso piano piano stanno arrivando anche quelli, esatto. Il fatto di regolamentazione, eccetera. Grazie Paolo Calori, owner grazie di HR Rebirth, e insomma mi auguro di poter fare altre chiacchierate come questa per ulteriori spunti, magari anche per capire come sta andando l'evoluzione. Grazie. Volentieri, e grazie a tutti voi per averci seguiti, e al prossimo approfondimento.